portate al salone il tema della volatilità, che è stato un tema molto preoccupante per gli investitori negli ultimi 12 mesi per l'instabilità geopolitica delle banche centrali. Da questo punto di vista, che 2023 è sui mercati per quanto riguarda la volatilità? Sì, quest'anno sicuramente la volatilità ci terrà ancora compagnia per le variabili di cui appunto accennavi tu, quindi sicuramente un concorrere di tantissime cause, conflitto geopolitico che comunque rimane sullo sfondo, l'inflazione, anche quello che stiamo osservando a livello di crisi bancaria. Ci sono tanti elementi che quindi purtroppo ci fanno pensare, ecco, che la volatilità sarà ancora nostra compagna di viaggio per il 2023 e non solo. Perché? Perché in realtà sono anni, almeno 5-6 anni, che registriamo una volatilità record sui mercati, perché a questi elementi si somma anche una crescente presenza di investitori finali, soprattutto sul mercato americano, che hanno uno stile, un modo di investire quasi come fosse una scommessa, no? A volte su singoli titoli, facendo quasi più delle scommesse appunto, e soprattutto anche l'utilizzo crescente di ETF contribuisce sicuramente ad amplificare alcuni effetti sul mercato. Quindi la volatilità rimarrà un tema chiave sia per il 2023 ma non solo, quindi per questo, ecco, stiamo cercando di lavorarci e di portare ai nostri clienti sicuramente delle soluzioni. E dal vostro punto di vista, quali soluzioni si possono usare per contrastare questa volatilità? Sì, noi di Alliance Bernstein abbiamo delle soluzioni dedicate sia in ambito obbligazionario che azionario. In particolare ne cito una a caso, il nostro AB Low Volatility, un fondo azionario globale a bassa volatilità. Devo dire la verità che queste soluzioni ci hanno anche permesso di fare la differenza in un 2022 molto complicato. Perché? Perché essendo soluzioni mirate per gestire o comunque abbassare la volatilità di portafoglio, l'anno scorso hanno anche dato agli investitori una sovraperformance molto interessante rispetto al benchmark. Quindi questi strumenti, stiamo notando, piacciono sempre di più, perché nelle fasi di mercato più complesse, cioè laddove ci sono forti correzioni e forte volatilità, riescono a stare sopra benchmark e quindi comunque a portare valore aggiunto per i clienti. Nonostante questa volatilità, gli operatori sono concordi nel considerare una buona tenuta da parte del comparto italiano del risparmio gestito. Il vostro outlook sull'Italia qual è? Il nostro outlook sull'Italia rimane positivo. Ovviamente il 2022 è stato un anno piuttosto difficile, ma abbiamo visto come anche l'Italia in termini di PIL sia comunque ben posizionata anche rispetto ad altri paesi europei. Quello che consigliamo è di non soffermarci soltanto al BTP, sappiamo che è uno strumento oggi molto interessante per gli investitori ed è giusto che sia così, perché dopo un decennio di rendimenti negativi o comunque molto vicini allo zero, oggi abbiamo un 4% circa, perciò rimane interessante come strumento investimento, ma ci teniamo sempre a precisare come alla fine poi questo rendimento vada nettato dell'inflazione, inflazione che è ancora molto alta e che quindi poi di fatto ci porta a un rendimento reale negativo. Da qui quindi l'esigenza di trovare strumenti, di affidarsi anche a chi ha esperienza almeno da 50 anni su questo mercato, ripeto, da qui l'idea anche di guardare a strumenti di risparmio gestito, come il nostro Short Duration Yield, una soluzione a bassa volatilità dedicata al mondo obbligazionario. Bassa volatilità perché rispetto a un global yield riesce ad avere una qualità in portafoglio più alta, una duration di breve periodo e un rendimento comunque molto molto interessante. Quindi le soluzioni ci sono, la volatilità rimarrà una variabile chiave all'interno dei portafogli, ci sono strumenti dedicati proprio per gestirla nel migliore dei modi.